Questa è acqua, viene inserita in questo buco Più o meno. e dopo si chiama frizzante. Cacchio! È potente l'acqua frizzante. Ne sei anche molto più veloce della naturale, di cui farò video dopo. Acqua gratis! No, gratis no, 5 centesimi. Adesso mettiamo la naturale. Ah. No! Prova. La naturale ci mette troppo tempo. Secondo me favoriscono la frizzante. Quindi stanno promuovendo l'acqua frizzante. Tu, io la preferisco. Perché sei così bella in questo video? Ciao di! Lei è una coniglia. È una coniglia che sta facendo un giro e butta per terra le acque perché pensa che sia giusto farlo. Quindi, qua. Adesso scendi, Giodi, che hai fatto la cattivona. Mettiamo ancora acqua. Naturale. Hai messo naturale o frizzante? Naturale. Naturale, naturale. Ma lento. Mi ha pure risposto. Ciao, sono io. E sono super coniglio. Yeah. E ho anche il cappello nuovo che mi ha regalato Giusy. No. E ora non ce l'ha più. Lo metto io. Ma io. No! Pensavo stessi di nuovo schiacciando il tasto. Stiamo scherzando, mica sono così stupida. Sì che lo sai. No. Abbiamo ancora 30 centesimi, siamo lì. Guarda come è diventata chiara. Via. Quella frizzante naturale. Frizzante. Allora, fai partire la frizzante. Una volta sola. Va. Non abbiamo credito. Cacchio. Ah, forse capite come si fa. Come si fa? No. Che cosa fai? Starà uscendo o starà tutta dentro? Ha pisciato? No. Basta non l'abbia fatto dentro la borsa. No. Io sto facendo un video in verticale per YouTube. Mi odieranno. Però ho visto che adesso si possono mettere video in verticale. C'è bagnata? No. Abbiamo ancora 75 centesimi. E si vede mia sorella nel vetro. Con le mie bellissime unghie. Orribili unghie. Questo è naturale. E devi schiacciare tu, Miki. Sì, insomma, mettila giusta. La mettila tu giusta? Sei capacissima di metterla giusta? Non ti dà il resto, però, che stronzo. Per questo usiamo la tessera. Ah, guarda, ti vedo meglio che quando ti faccio il video così. Come sei bulla col mio cappello. Sei una skater girl. Dove la prendo tutta quest'acqua? Ehi, ehi, ehi. Ehi, 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 ehi. Non mi sembra un litro quello. Fanno i furbi. Fanno i furbi. Ma poi bisogna riempirla questa. C'è scritto di rispettare l'ambiente. Ma tu lo stai facendo? No. Guarda, fa bullo l'ambiente. Poverino. Ti sembra che loro lo stiano facendo? No, perché stanno bevendo acqua dell'ambiente che potrebbe riempire. No, l'ambiente. Perché hanno stampato della carta per far bere la gente e risparmiare sull'ambiente. Vediamo se deve arrivare fino a qui, ci arriva. No! E no, è finita prima! Vedi, non sono veramente 2 litri. Che bagiani che sono. No, no, non dire bagiani. Dove hai messo il tappo? L'hai buttato giù? Ciao, il tappo. Non posso andare in giro con una bottiglia aperta. Hai messo tu la bottiglia questa? Era già aperta! Ecco perché avevo tolto il tappo, mi sembrava strano. E come faccio adesso? La tieni in mano. Il tappo era nella sua tasca di questa cotale persona. E ora abbiamo chiuso la bottiglia e sono già un po' di litri. Poi c'è scritto che c'è un tot di litri massimo. 12 litri.
E cosa succede oltre i 12 litri? Vediamo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Possiamo soltanto farne altri 2 litri. Facciamoli. Adesso io vorrei capire perché una bottiglia ha fatto la condensa e l'altra no. Una è bianca e le altre no. Cioè, al contrario. Le altre sono bianche e una no. Comunque abbiamo fatto 6 bottiglie. Il mio cappello. C'è uno che passa. La casetta dell'acqua. Abbiamo fatto meno di 12 litri, siamo regolari. Poi cosa sarebbe successo? 12 litri soprattutto? Quando? Nella vita? No. Oppure in una volta sola? Non si sa. 1 milione di milligrammi di io che sto per portare 1000 chili di bottiglie qui dentro. Abbiamo speso 45 centesimi di acqua. E credo che il massimo quindi sia 60 centesimi, perché 12 litri e un litro costa 0,5. No, abbiamo 0,5. Non abbiamo fatto 11 litri, sì, abbiamo fatto tipo 11 litri. Una sembrava gratis. Secondo me, secondo lei ce l'hanno addebitato. Secondo me era gratis. Comunque è successa sta cosa qua, che io ho spostato da una bottiglia all'altra bottiglia l'acqua e quindi ho guadagnato 500, sì. E quindi ho guadagnato 500 grammi di peso da portare di nuovo a casa. Cacchio. Questo è Jody e pesa molto meno di 500 grammi di acqua. Non è vero, pesa molto di più di 500 cose di acqua. E c'è una macchina che sta arrivando. E chi vuole prenderci l'acqua, sappiamo. E questo è un vlog in verticale di nuovo, lo ripeto. E mi odieranno tutti, perciò. Perché non puoi fare un vlog orizzontale? Perché ormai l'ho iniziato in verticale e lo continuo così. Ah, no, bro, no. Viva i brodi. Goodbye palloncino. Come si vede bene. Comunque questo è un palloncino che ha pensato che la vita era troppo dura e non voleva più continuare. Goodbye palloncino. Guarda che l'ho detto io questo. L'ha detto lei. Ma io l'ho scoperto. No, l'ho scoperto io, te l'ho detto io. E poi l'ho scoperto anch'io. Guarda, ce ne sono pure due. Dove? Mai suicidarsi da soli. Sempre in coppia. Non riesco a zoomare. Stupido zoom che non funziona. Aspetta. Poveri palloncini. Addio. Che cazzo vanno in giro con palla? Anch'io la faccio. E questo è il problema. Poi con questa musica. Perché è bella. Mia sorella è un accordino girl. Mi metto solamente perché i capelli sciolti in città non mi fanno pure schifo. Codino girl. Metti il chiamato in questo modo. I strani del villaggio. Strani del villaggio. Comunque questo qui penso che sia la tratta finale in cui metterò i titoli di coda. Perché fa molto. Perché i titoli di muoviti a muovere quelle scarpe. Io non posso muovere le scarpe quando ho 6 kg, 5 kg e mezzo di roba sulla spalla. Ma io lo sto facendo, io ho 10 milioni di kg di giorni in mano, quindi muoviti. Oh. Sai quanto peso, Giovanni? Tanto. E con tanto intendo troppo.